Ah, oh, ok, e fino a quanto sa contare il Teddy? Ha già iniziato? Come ha già iniziato? Ah! No! Ma già... Wanna play? No, grazie! Porca vacca! Ah! Crisi epilettica incoming! Il bambino o la bambina in questo caso. Oh, proprio stile anime! Bene, un nuovo gioco RPG Gamer è qui davanti a noi! Una bambina maledetta, i suoi genitori e io, il vostro doppiatore di giochi RPG preferito. Partiamo! Questo gioco veramente ha avuto molto successo in America, nessuno l'ha portato in Italia, vediamo un po' se è alle aspettative. Quindi siete andati a visitare il posto che vi ho consigliato? Trovare il posto è stato difficile, ma dopodiché mia moglie. Non lo faremo. Quei bambini, nostra figlia non è come loro. Va bene, beh, io vi ho dato tutte le informazioni che potevo. Il resto, va fa cacchi vostri. Posso dirvi soltanto questo, che se vostra figlia non passerà tutti quegli anni formativi in quel posto, le cose non andranno bene per la vostra famiglia. Auguro buona fortuna. Scusatemi adesso, ho un altro appuntamento. Chi è questa bambina? Che dottore petulante. Che ne vuole sapere lui di nostra figlia? E allora che faremo? Non possiamo mandarla in una scuola normale. Non ha bisogno di una scuola. Le daremo tutto quello di cui ha bisogno a casa. Sei sicura che sia una scelta saggia, cara? Per favore, chiudi il becco e non portarmi più da questi dannati dottori. Oh, cacchio. Fatemi uscire! Fatemi uscire! L'hanno chiusa dentro? Non finché non impari come ci si comporta. Papà, per favore, ci sono dei ragni qui. Ascolta tua madre, cara. Mamma mia, ma che ragni... Ma che grandi come quelli australiani dal rumore che fa. Smettila di fare baccano con la casa. Ti abbiamo già detto no perché sei là dentro. Mamma mia, ma questa qua è posseduta, sta figlia. Oh oh. Sta diventando più potente. Guarda che riesco a vederlo. Va bene, cara, hai imparato la lezione, vero? Non credo proprio. C'è un coltello lì. Non posso continuare così. E poi da notare che loro sono invecchiati, proprio stanno impazzendo pure i genitori. Lo senti? Non è reale, idiota. Sta giocando con le nostre teste. È reale, riesco a sentirlo. Ora basta! Che vuoi fare con quel coltello? No! Che vuoi fare? La faccio finita. No, vuole far fuori sua figlia, ma è una pazza scatenata! Non vuoi fermarmi? Io non so più cosa è giusto! Dobbiamo uscire da questa casa! Ok, i genitori sono impazziti, la figlia è una pazza scatenata e tutta la famiglia uguale! Santo cielo, come faremo? Forse... Mamma mia, quei bambini! Però sono proprio carini, eh! Ok, sono appena uscita da una scuola, ho parlato con dei bambini. Adesso devo andare da qualche parte. Dove ho messo le mie chiavi? Ok, ho le chiavi. Posso usarla? Benissimo. Ok, praticamente ora devo andare a casa. Ah, finalmente un po' di pace. C'ho un gattino? Ho un cagnolino, anzi, sembra un gattino. Bravo. Guarda che mi segue, caro. Mi vuole un sacco di bene. Qua abbiamo un po' di computer, controlliamo un po' la posta, se sono arrivate offerte di lavoro. Niente? Ok. Qua che c'è? Ah, una mia bella foto in bianco e nero. Chi non le tiene vicino al letto? Ma forse potremmo andare a dormire, che dite? Premi Z per dormire, ok. Devo anche tenere io premuto per dormire. Incubo incoming? Mi sa che sono entrato nell'incubo. È tutto diverso ora. Herobrine, sei tu? Vieni fuori con il cubo in alto. Sala giochi. Perché sono in una sala giochi? E tu chi sei? Ero così carina! Ah, sono io da piccola! E quello che cacchio è! La mia paura dei pagliacci! Eppure la mia! Il mio telefono? Ok, era sì, era un incubo e il mio telefono sta suonando. Porca zozza, mai più gli incubi coi pagliacci! Andiamo a prenderlo. Ehi! Proprio ora? Ma questo è il mio giorno di riposo! Va bene, vedo che posso fare. Mi hanno chiamato sti due pazzi. Sei in ritardo. Ah, mi dispiace, ho fatto prima che potessi. È così giovane.
Ehi, non preoccupatevi della mia età, ho avuto un sacco di esperienza. Noi torneremo molto presto, non toccare niente. Aspettate un attimo, avete dei contatti di emergenza o delle regole? L'unica regola è non andare di sopra. Volevo dire, per vostra figlia. Non dovrei incontrarla, dopo tutto? Se sei fortunata, non dovrai mai farlo. Cosa? Nani? Che belle battute, la più strana che ho sentito. Smettila, ragazza, buona fortuna. E mi lasciate solo così? Ok. Ok, va bene. Dai, sembra... Insomma, a quanto pare quando scade la bolletta c'è anche un meccanismo di trollaggio che ti ride addosso. Quindi questa è la bambina? Sembra che abbia delle corna. Scappiamo, è un demonio! Posso uscire? Abbandonare il bambino? Proviamo! Voglio provare a vedere, sì! Vediamo che succede se lo abbandono. Che succede? Ah, non ne valeva la pena. Ho visto tipo le luci spegnersi e accendere. Abbandonata, non ne valeva la pena. Primo finale ottenuto. Ok, questa volta cercherò di non scappare. Ok, già. Ah! Oh cavolo, è qui e vuole giocare con me. Intanto devo cercare di... Ok, no. Guarda che mi trolla, mi sta trollando. Oh, il coltello si sta muovendo da solo. No. Ah, ok. Ah! Mamma mia, mi ha fatto male, mi ha colpito. Ma è pazza, vuole uccidermi. No, io ho paura di tutto, tutto può ucciderti in questa casa. Tutto può ucciderti. Ok, la bambina di solito era qui dentro prima. È chiuso. No, tutto vuole colpirmi, devo correre. Sei una pezzente. Cosa sarebbe successo se mi mettevo in mezzo alle librerie? Questa radio ha dello statico. Cavolo, non posso abbassare il rumore. Che noia, che barba, che noia, signor Vianello. Di sopra, hanno detto di non andare di sopra. E io sto andando di sopra. Oh no. Però devo anche trovare sta bambina, no? Magari si è perduta. Ok, viene da qui. Un orsetto, Freddy. È la bambina. Ciao piccolina. Ehi, piccola bambina, il mio nome è Kiki, la tua nuova babysitter. Come ti chiami? Che mi importa, tanto te ne andrai via presto. Ma non vado da nessuna parte. Sono qui per giocare con te mentre i tuoi genitori sono occupati. Loro hanno solo paura di me. Paura? Ma dai, cosa dici? Lasciami in pace, sono stanca di quelle stupide babysitter. Guarda che questa non è una cosa proprio simpatica da dire, eh? E che ne diresti se invece non giochiamo un gioco assieme? Lo sai, conosco un gioco. Ah, che bello, e qual è? Tu vai a nasconderti. E tu verrai a cercarmi? No. Il Teddy verrà. Il Teddy? Ah, ok, e fino a quanto sa contare il Teddy? Ha già iniziato? Come ha già iniziato? Ah! No! Stai scherzando? Ma neanche 10 secondi! Ok, corri! 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 Corri, scappa! C'è il Teddy! Scappa! Scappa! Santo cielo! C'è il dannato Teddy! Dammi un coltello! Non posso ammazzare il Teddy! Peccato! Oh cavolo, devo nascondermi! Dove posso nascondermi? Dietro il sofà? Non lo so, ci deve essere un punto in questa casa dove posso nascondermi. I genitori sono tornati! Ehi, salve signori genitori. Sei viva! E sana di mente. Beh, complimenti, che ne dici se non facciamo un piccolo patto? Potresti controllare nostra figlia Anna, se non ti dà fastidio, di tanto in tanto. Ti pagheremo bene se lo fai. Potrei scegliere di non aiutare, ma secondo me se scelgo di non aiutare, ritorno a finire nella spiaggia. No, va bene, aiutiamo. Ma certo, voglio aiutare, non importa se c'è un Teddy, assassino! Una casa maledetta non è un posto dove lasciare una figlia da sola! Ah, Nani? Sì, è maledetta, esatto! Grazie, giovane donna! Beh, ci vedremo presto! Quindi loro sanno che la casa non è maledetta, ma la figlia è maledetta! Quindi loro sono contenti che si è per caso addormentata? È tutto troppo calmo! Credi che funzionerà questa volta? Sembra diversa dalle altre babysitter. Dobbiamo soltanto aspettare, va bene? Ora, per favore, cerchiamo di dormire ora che possiamo. Sì, cara.
Quindi insomma loro finalmente hanno un po' di pace, ma questa pace io non so se ce l'avrò. Ehi, ma questi qua pagano veramente più degli altri. Magari posso trasferirmi. Tra un po' avrò una casa, avrò una villa. Magari vado a dormire direttamente lì. Che ne dite? Dove ho messo le chiavi? Ovviamente qui, ce le ho qui con me. Andiamo a casa. Ehi Doggo, come stai? Bravo, bravo ragazzo. La foto è sempre la stessa. Boh, dormiamo ragazzi. Speriamo di non avere altri brutti incubi. Ok, sono di nuovo nei miei sogni. Questa volta vado a sinistra. Ok. C'è un bel giardino e ci sono io. Salve. Posso parlare? No, non posso parlare. Cosa sta a significare tutto questo? Ah, e questa è una festa di compleanno quando ero bambina. Che bel compleanno ho avuto, era bellissimo. Oh, c'è il mio cane qui. Oh, il mio telefono, di nuovo? Cavolo, proprio ora che stanno scoprendo di più sul mio passato. Va bene, andiamo subito. Ok, ok, arrivo subito. Quindi ora ci aspetta un'altra giornata? Ancora in ritardo? Ma non cambi proprio mai, eh? Sono riuscito a pulire un po' la casa e ti ho messo qualcosa nel frigo. Serviti pure mentre noi ce ne andiamo. E mi raccomando, non dar niente ad Anna finché non impara a comportarsi. Torneremo presto, buona fortuna. Oh, di nuovo! E questa volta che succederà? Ecco, non appena ve ne andate, la casa maledetta. Però, ehi, pagano fior fior di dobloni. Che facciamo? Ok, questa volta c'è una carota che viene distrutta. E veramente che strani programmi. Ah! È uscita dalla TV! È uscita dalla TV! È un coltello in mano! È un coltello in mano! No, 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 quella non esiste. È una... è un VR. È un VR speciale. Allora, questa volta cambiamo stanza. Qui che c'è? Oh, c'è un bagno. La doccia. Non c'è nessuno e c'è una nota. Abbiamo preso un altro frammento. Bene. Che bell'armadio! Che cosa c'è qui dentro? Una chiave! Ho trovato una chiave nella stanza dei genitori. Bene. Benissimo, benissimo. Non andrò dalla bambina questa volta. Voglio... No, c'è il Teddy che mi segue ancora! Oh no, oh no, oh no. Non dirmi che mi stai seguendo. Ok, ok, ok. Meglio che corro, meglio che corro. Meglio che corro. Usiamo la chiave. Sì! Era di questa porta. E qui che c'è? C'è qualcosa qui dietro. Un altro frammento. Se li trovo tutti, secondo me finisco il gioco. Magari posso ammazzarlo con il coltello. Giro, giro, tondo. Scappa l'orso. Tutti giù per terra. Signor orso, vuoi un po' di... C'è qualcosa di nuovo. Ho trovato un dolcetto. Dai, magari se gli porto il dolcetto che ho trovato in frigo alla bambina, magari è contenta, dai. Ah, veramente posso? Non sarò io a dirti se che non puoi. È buono. Bene, ci siamo fatti amicizia. Però magari se gli porto altre robe da mangiare mi lascerà stare e possiamo diventare suoi amici. Oh, scusami. Aspetta, come sei finita lì? È più veloce di me. Aspetta, 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 aspetta. Ehi. Ah, si è nascosta dietro il frigo. Che ci fai qui? Hai paura? Vuoi che magari ti do un altro dolcetto? Dai, ti do un altro dolcetto, guarda. Give. Dai, vieni fuori, prendi un po' di dolcetto. Grazie. Bene, gliene porto un altro, dai, gliene do un altro. Continuiamo così, così è contenta. Guarda che felice! Sta esplodendo! Ah, ma è troppo! Vuoi per caso che riaccendo le luci? Sarebbe anche bene riaccenderle, per favore. Oh, grazie, bastava chiedere per piacere. Vedete che alla fine è anche l'educazione che conta. Ok. E ora? Ok, abbiamo riacceso le luci. Non so che altro posso fare, però con le luci accese tutto sembra un attimino meno creepy. Ah, sono tornati i genitori, porco zozza. Non gli ho dato le torte. Ah, sei ancora tutta intera. È stato veramente bello lasciare questa casa. Vabbè, allora ci rivedremo presto, ok? Ok. Santo cielo, sempre più follia. Sta peggiorando ogni giorno. Però dopo tutto, sta tenendo intatta la babysitter. Per adesso, stiamo scappando dalla realtà. Quella bambina non ha un futuro. Non dire così, cara, potrebbe sentirci. Non importa dove vada o quello che farà. Sarà sempre un mostro. Veramente? A me non sembra così cattiva se sai prenderla per il verso giusto. Per la gola, intendo.
ed è uscita. Secondo me la bambina sente tutto, ma non è poi così cattiva. Cerchiamo di andare avanti. Ok, siamo tornati a casa. Ovviamente c'è il good boy, c'è il mio computer, c'è la mia foto, tutto sempre tranquillo, dormiamo. Non so se c'è altro da fare qui. Questa volta, ragazzi, nel mondo dei sogni, credo che andrò verso... C'è la bambina questa volta! E c'è una cella! E sta piangendo. Come mai? Oh oh. Poverina. Povera piccina. Pezze. Che cosa stiamo facendo in questo posto terribile? La tua procedura inizierà presto. Per favore non far del male al tuo custode. Che cosa mi faranno? E chi è sto sgorbio? Proteggerti. Usa il tuo regalo. Devo premere shift per usare l'abilità. Adesso sono la bambina. Sono la bambina. Ho delle abilità, posso proteggermi. Oh! Cosa sono sti cosi? Perché c'è sto incubo? Ci sono degli strani robot che mi attaccano. Prendi tutte queste uova di Pasqua. Sacco di uova. Ti sto vomitando tutto il pranzo. Devo spaccare, devo resistere. Fermatela, fermatela bambina. Non fermerete mai la bambina. Ammazza tutti i dottori. Non mi fermerete mai. Ci sono un sacco di custodi. Questo... Ah, cacchio. Però così no. Mi hanno bloccato la porta. È stato un incubo. Ma porca zozza, volevo sopravvivere. Lo so, devo tornare. Non so veramente, però sembra che si faccia parte di un esperimento questa bambina. Ah, questa volta in orario? Devi essere malata. Torneremo presto, grazie per il tuo aiuto. Grazie. Ah! Ah, ciao, che ci fai lì? Ti stavo aspettando. Ah, davvero? Grazie, Anna. Allora, che vuoi fare quest'oggi? Non lo sa neanche lei, devo... Mi sta seguendo, però. Che bello che stiamo facendo amicizia. Mi sembra tipo un po' Re:Zero questo gioco, un po' lo stile Re:Zero. Mi puoi spiegare chi c'è qui dentro? Vuoi guardarti la TV? Vuoi guardarti la TV? Dai, vediamo se troviamo un cartone che ti piace. Tipo Gabby 16 bit, il miglior canale. Dove tengono il telecomando i tuoi genitori? Oh, è successo di nuovo! Aspetta, che come hai fatto? Ah, mi piace tanto questo show. Sì? Quel sole non è che un sole maledetto? Va bene, ok, andiamo avanti. Vediamo se troviamo qualcosa in frigo, dato che ti piacciono tanto quei cartoni. Il coltello si sta muovendo? No, vedete, non si muove perché siamo diventati amici. Amici per la pelle. Prendiamo un'altra torta, dai. Vuoi un po' di torta? Grazie. Vediamo cos'altro possiamo fare. Sai per caso suonare questo pianoforte, piccolino? Questa stanza è molto interessante. Ai tuoi genitori piace la musica? Sì, una volta suonavano, ma non più. A loro non piace come suono. Oh, ma dai, cosa dici? Sono sicuro che suoni benissimo. Per favore, puoi suonarmi una canzone? Mi piacerebbe tanto. Ok, proviamo a vedere un po' cosa mi suona. Ho un po' paura, dato che è una piccola demonietta, però... Guardate i suoi occhi, è diventata Aerobrine! Oh, ma stai volando! Che sta succedendo? Aspetta un minuto. Questa casa non è maledetta. Tu hai un dono. Mi sento così stupida. Se mi vedessero mamma e papà si arrabbierebbero tantissimo. Dicono che devo essere normale. Beh, la sai una cosa? Se tu stai con me, puoi fare quello che vuoi. Davvero? Ma certo. Non hai paura? Quando non vuoi spaventarmi, a me va bene. Cercherò di non spaventarti più, allora. Grazie, Anna. Sei molto gentile. Bene, ok. A quanto pare, per adesso, le cose stanno andando bene. Cerchiamo di mantenere questo rapporto in una linea di amicizia, se no mi tiro i coltelli sulle scapole. Quindi, bene così. Vuoi vedere la stanza dove gioco? Oh no! Oh no! Questa è la stanza dove gioca, quella con il pagliaccio! Questa stanza... Perché ho come la sensazione che qualcosa di terribile succederà qui? Non ti piace? Ah, ah no, stavo soltanto parlando con me stessa. Certo, l'amo tantissimo. Ah. Questo qui si chiama Teddy. Sì, mi ricordo di Teddy. Mi ricordo di Teddy. Non ti piace, non è vero? Beh, non è che mi ha fatto proprio una bella impressione iniziale. Ah, tranquilla, tanto non ci giocheremo oggi. E invece per di là c'è Felicità. È molto divertente.
La sai una cosa? Giochiamo con Teddy. È molto meglio. Teddy è fantastico. Meglio dei clown. Perché stai tremando? Tremando? No, no, qua fa un sacco di freddo. I tuoi genitori sono molto ricchi, no? Perché non possono comprare il riscaldamento? Oh, oh. Cosa? Che cosa hai appena fatto? A te non piacciono i clown? Che cosa stai dicendo? Ma certo che mi piacciono. Una volta ti sei spaventata a causa di un clown. Posso vederlo? Puoi vederlo? Va tutto bene. Non devi giocarci se non vuoi. Mi dispiace, Anna. È veramente bello che tu hai degli amici, dopo tutto. Sai, anch'io avevo un amico quando avevo la tua età. Amici? Loro sono soltanto delle bambole. Io non ho amici. Vediamo cosa succede se gli dico che non voglio essere sua amica. Solo per curiosità, poi ricarico perché sono curioso. Mi dispiace, Anna. Che cosa vorresti fare adesso? Ok, non ha fatto niente. Disegniamo un po'. Sta disegnando, ok. Anna, lo sai, ho avuto un bruttissimo sogno la scorsa notte e tu c'eri dentro. Quindi volevo chiederti, sei mai stata in un posto con delle luci strane viola? Luci strane viola? Ah, non mi ricordo. Sei davvero sicura? Potresti sforzarti di ricordare? No, non ci sono mai stata. Ah, va bene allora. Ok, è un po' strana la situazione. Vorrei ricaricare la partita. Siccome voglio cercare di fare la perfect run, voglio provare a dire sarò io tua amica. Non dire così, Anna. Sono io sono tua amica. Davvero? Ma certo. Che cosa possiamo fare assieme? Dai, disegniamo dei disegni. Va bene. Ok, si è messa nuovamente a disegnare il disegno. E adesso gli ridico quella cosa. Anna, hai avuto un strano sogno quella volta. Ok, quindi... secondo me, in base a tutte le volte che noi gli facciamo del male o gli facciamo del bene, faremo un finale cattivo buono. Questa è la mia teoria, allora. Quindi, secondo me, devo sempre dire cose buone se voglio un finale buono. Va bene, quindi... niente. Non guardare, non è ancora finito. Va bene, intanto provo ad uscire, vediamo... c'è di nuovo quel coso. E quando si mette a disegnare, ovviamente, tutto impazzisce. Santo cielo... ok, non lo so ragazzi, non lo so. A parte che credo che l'orario di lavoro sia finito anche oggi. E forse i genitori sono... eccola! Salve! Salve, salve. Ah, cavolo, ce l'hai fatta di nuovo. È stato bello sentire di nuovo il sole. Va bene, ci vediamo. Mai teletrasportarti davanti alle persone. Ah, non preoccuparti, ormai lei lo sa. Dove vuoi andare? Devo andare, ma torno presto. Mamma, io vorrei che lei rimanga. L'hai sentita? Ha detto che tornerà domani. Papà, per favore, farò la brava, promesso. Abbi pazienza, mia cara, tutto andrà bene. Ma lei mi piace. E io odio stare in questo posto. Oh, 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 ha strappato tutti i disegni e si è messa a piangere. Oh, oh, dannazione, forse è meglio che te ne vai presto, ragazza. Me ne devo andare? O potrei rimanere qui? Magari potrei rimanere qui. Non lo so. Intanto voglio raccogliere tutte le pagine. Le ha portate in giro per la casa. No, si è arrabbiata! O me ne posso andare. Però non so quanto sia positiva come cosa. Intanto forse è meglio che salvo la partita. Così nel caso posso rifare. Ok, intanto raccogliamo tutte le pagine. Ah, dannazione. Dai, non vorrei fare del male alla tua babysitter. Santo cielo. Oh, c'è pure il pagliaccio questa volta. Ok, 6 su 9. Ok, un'altra pagina, 7. Ne ho 7 su 9. Mi sa che serviranno per avere il quadro completo finale. Corri, corri, ora vado alla bambina. Ora gli dico basta, basta comportarti così. Porca zozza, dove sei andata? Sei qui? Eccola qua. Ehi, ehi piccina. Anna, ma che ti è successo? Ti stavi comportando così bene. Mi dispiace, ma non è giusto. Io volevo solo giocare. Dai, giocheremo presto, te lo prometto. Ma sai una cosa? C'è un posto dove non ci troveranno. Ok, potrei dire che potremmo continuare a giocare domani, ma non credo che la pigli bene. O potremmo giocare adesso. Vabbè, proviamo a giocare adesso, tanto mal che vada crepo. Ok, guardami negli occhi. Non ti farà del male, te lo prometto. Mi ha fatto sentire un po' strano però. Ok, mi sta portando nel suo mondo, mi sa. Wow!
Anna, ma dove siamo? Non preoccuparti, possiamo giocare finché vogliamo qui. Noi siamo nelle nostre teste. Vuoi salvare? Sì, meglio, meglio salvare. Mondo delle teste, aiuto. C'è un piatto che fluttua. Il Teddy. Mamma mia, ma hai dei poteri incredibili. Oh oh, c'è un letto, c'è un cuore, c'è una lampada. È un mondo stranissimo, però non posso andarci via all'infinito. Va bene, Annabella, sentimi. Giocheremo qui per sempre. Per sempre? No, no, aspetta, per sempre è un po' troppo. Per sempre è un po' troppo, però voglio provare a dire per sempre. Giochiamo per sempre. Sì, sapevo che avresti voluto. E mi sa che mi becco un finale ora. Giocare per sempre. Dai, ma proprio nell'eternità estrema della sua testa infame, nel suo mondo. Mamma mia, addirittura sto potere per sempre. Però almeno non invecchi mai, eh. Mannaggia. Vabbè, ricarichiamo comunque, non voglio giocare per sempre. No, no, voglio tornare nella realtà. Dai, per favore, voglio stare qui a giocare per sempre. No, voglio tornare nella realtà. Mi dispiace, Anna, ma dobbiamo tornare. Sei proprio come loro. Tu non vuoi giocare più con me. Se non vuoi giocare con me, allora io giocherò con te. Oh no! Ma è una maledetta. Dai, dai, dai. No. Oh no, oh no. No, 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 questo è un bruttissimo spettacolo. È pieno di pagliacci che mi vogliono seguire. Ehi, c'è ancora lo sgorbio. Vieni fuori, brutto sgorbio. Aspetta, mi devo nascondere qui. Mi sta cercando. Grazie, devo seguire sto coso. Mi sa che ci porterà fuori di qui. Ora devo mettermi qua. Bene. Qua, fermi tutti. E non mi trovate. Oh cacchio. Oh cacchio. No. Dai, scappiamo. Eccolo qua. Nasconditi qui. Ok. No, non sono qui. Giuro. Giuro, non sono qui. Oh no. Hanno trovato il... Oh, grazie mille. Bene, 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 bene. Andiamocene, sono occupati a cercare lui. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Scappa dal pagliaccio pazzo. Scappa. Ehi, ancora tu, brutto infame. Vuoi salvare? Certo. Salviamo subito, circo. Perché non stai combattendo? Combattere? Non capisco, come potrei? Io ti ho visto farlo così tante volte. Mi dispiace. Non capisco. Oh, cara. Che ci fa in questo posto terribile? Avevo già sentito questa cosa. Aspetta un minuto. Nel sogno. Ancora quel posto. Ma sono io. Cosa? Non era lei. Ero io. Ma quello non era un sogno di Anna. Era un mio sogno. Mi avranno cancellato i ricordi in quel posto. Paige, sei veramente tu? Mi ricordo tutto. Ah! Che vuol dire? Ma allora cos'è, un esperimento, Anna? Non posso andare. Oh cacchio! Oh no! E mi ha ammazzato, dai. E io che volevo solo giocare. Ah, ho il potere! L'ho colpita con le uova. Anche tu puoi farlo. Esatto! Mi dispiace che ho dovuto farlo, Anna. Ma mi sono stufato di sto schifo. Hai detto una parolaccia. Ah! Non devo dire parolacce in fronte a un bambino. Va bene, va bene. Guerra sia. Però i tuoi attacchi sono più potenti. Vediamo chi farà più male. Stai qui con me. Giocheremo per sempre. Non voglio. Non posso farlo, Anna. Devo tornare nella realtà. E anche tu ci verrai. Guarda, sta prendendo il laser. Sta prendendo il laser. È peggio di Sense. È peggio di Sense, ragazzi. Però anche sta soffrendo, sta soffrendo. No, no, il tuo laser. Non essere stupida. Potrò rendere questo tuo peggiore incubo. Non ho più paura, Anna. Fai del tuo peggio. Oh no, sto portando i pagliacci. Va bene. No, no. Non dovevo dirglielo. Non dovevo dirglielo. Santo cielo. Ok, ok, ce la posso fare. Ferma i pagliacci. Ferma i pagliacci. E colpisci Anna. Mamma mia. L'ultima possibilità. Gioca per sempre. No, torniamo alla realtà. Papancuore. No, pure l'orso. Fermalo. Ferma sta bestia.
Non farlo avvicinare! Non farlo avvicinare! Troll Bear, sì! Sta arrivando lei, il gigante! Sta arrivando lei! No, l'ho colpita! Sì! Piangi! Vabbè, gli voglio bene, ma una piccola lezione la devo dare anch'io. Vuoi salvare? Sì. Salviamo. Finale. Smettila! Vattene! No! Hai paura di me, Anna, ora? Basta, non mi fanno più paura. Non mi fanno più paura. Puoi mettere tutti gli schifi che vuoi. Non ho più paura. Vattene via, o i clown ti prenderanno. Non ho più paura, Anna. Final blow. Posso decidere se risparmiarla o dargli il colpo finale. Proviamo a dargli il colpo finale. Voglio solo vedere che succede. E poi nel caso ricarico. Gli ho dato il colpo finale e mi sono addormentata. Non so se sia un finale giusto dargli il colpo finale. È lì, è addormentata. Vediamo. Anna, mi dispiace che sia dovuta finire così. L'ho fatta fuori. Ehi, ragazza, dove vuoi andare? Mi dispiace tanto. Gliel'ho fatta fuori io. Gliel'ho fatta fuori io. Ah, ma dov'è? Basta giocare, Anna. Dove ti nascondi? È sparita. E io sono tornata a casa, ma non è finita qua. Secondo me me la trovo a letto negli incubi. Oh, santo cielo. Oh, santo cielo. Bravo ragazzo, perché è un bravo ragazzo. No, si sta avvicinando. Non di nuovo. Ma io che cosa c'ho da fare con sta ragazza? Anna Revenge, la vendetta di Anna. Vuol dire che è venuta nel sonno ad ammazzarmi. Si è vendicata di me nel sonno. Quindi non avrei dovuto colpirla un'ultima volta. Oh cavolo. Santo cielo. Vabbè, torniamo al finale. Questa volta la risparmio. Scappa, scappa. Vattene, i clown ti prenderanno. Però la risparmio. Basta, clown Anna. È tempo di tornare indietro. Troverò qualcosa di peggio. Oh, oh, basta con quegli occhi però. È una psicopazza. Cosa? Peggio dei clown non credo. I pupazzi di neve? Che succede? Che cos'è quello? Il mio pupazzo di neve? Non fa così tanta paura. E che ne dici di così allora? La mia vacanza? Che stai facendo, Anna? Troverò qualcosa. Sta cercando nei miei sogni. Sta cercando in tutte le stanze. No, il mio cane no. Qui non c'è niente di spaventoso, Anna. Sono tutte belle. Compleanno. Questo era un compleanno con i miei amici. Sono della tua età, sai? Non è giusto. Perché hai così tanti bei ricordi? Io lo so che i tuoi genitori non ti hanno reso la vita difficile, Anna. Loro credono che io sia una mostra. Li ho sentiti. Loro avevano soltanto paura, proprio come me. Ma io lo so che sotto sotto, dentro di loro, ti amano tanto. C'è un mondo vastissimo lì fuori che ti aspetta. Se ci riporti indietro, costruiremo assieme, io e te, delle bellissime memorie, te lo prometto. E come? Troveremo un modo, ok? Una promessa è una promessa. Va bene, farò la brava. Che succede? Che stai facendo? Ho detto che farò la brava. Io non sto facendo niente. Fa male. Per favore, smettila. Che succede? Sta esplodendo. Oh oh. Cosa? C'è la mamma che l'ha ammazzata. Che stai facendo? Ah, sei viva. Noi credevamo che avesse preso la tua mente proprio come gli altri. Che cosa state facendo con vostra figlia? Ascolta, lo so che sembra brutto, ma devi... È brutto, non sembra brutto. Questa bambina era un mostro. No, gli dico di no, non è vero, non era un mostro. Non era un mostro, voi lo siete.
Piccola schifosa, ti insegnerò a parlarmi così. Guarda che hai fatto fare a mia figlia. Cosa credi che farò io a te? Ma è una pazza. No! Levati! Impossibile. Ma certo, non mi meraviglio che lei ti abbia preso così in fretta. Sei una di loro da tutto il tempo. Io sono come lei. Cara, stai attenta, potrebbe farti del male. Questa piccola ratta. Ah no, non farmi ridere. È tempo di dargli una lezione. Questa notte il mondo perderà due mostri. No, fermi, allora vi tirerò le uova di Pasqua. Aspetta, mamma mia, avete ucciso la mia migliore amica. Avete fatto gli esperimenti, siete voi i mostri, siete voi dei brutti scienziati. È colpa vostra che fate esperimenti con i figli. Vi colpirò entrambi con le uova e non potrete farci niente. Lurida schitta. Fermati. Oh! Sì, ma dai. Che... Ah, si sta rigirando. Il coltello li ha colpiti. È stata la bambina! Mi ha salvato! Era ancora viva! Mi ha salvato! Mentre mi stavano per uccidere! Mamma mia, ma che massacro! No, 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 non va bene! Ero io, quella giusta tutto il tempo! Solo che loro non mi volevano bene! Lascia che ti alzi, ti porto all'ospedale! Avevo una promessa da mantenere e la manterremo, va bene? Costruiremo memorie bellissime ogni giorno! Finalmente ho un'amica vera! Adesso ho una bella memoria. Anna! No! No! No, ragazzi. È l'ultima pagina. Il tuo disegno, che non mi hai mai voluto mostrare, lo ripristinerò nelle memorie, Anna. Mi dispiace che sia finita così. Santo cielo, mamma mia, che battaglia. È stato un sacrificio. È stato un massacro, ma almeno lei è finita bene. Aveva dei genitori pazzi che hanno fatto degli esperimenti. Anche con me è stato così. Sono sopravvissuta. Ma questa memoria... Anna, perché ho questa sensazione ogni anno? Che sei lì fuori ancora, viva, da qualche parte. Quindi lei è ancora magari in versione spirito, da qualche parte. Aveva una specie di dono, solo questo. C'è qualcuno qui? Dai, facciamoci vedere. Dobbiamo portare anche lei? Non la prenderanno mai, è troppo vecchia. E quelle cicatrici. Ok, andiamo. Cos'è? Cos'è? La bambina. Che ci fa lì? Ma è ancora viva! Ha una cicatrice nella fronte. Quindi vuol dire che si è rincarnata, tipo. Quelle brutte bulle. Se sapessero quello che le posso fare. Aspetta. No, non è possibile! Tutti questi anni! La mia sensazione era esatta! Ti conosco? Così tanti orfanatrofi! Come sei viaggiata così lontano? Posso guardarti da vicino? Ah? Spero che tu non lo faccia. Oh, dai, stai zitta, un secondo. Quindi è ancora viva? What? Sei veramente tu? Sei cresciuta così bene? Sì, beh, adesso è meglio che me ne vada. Aspetta, ma non ti ricordi di me? Sei la mia madre? Oh, no, aspetta, no! No, beh, sono sicura che era una ottima donna. Beh, allora addio. Addio, no, tu vieni con me. Che cosa intendi? Ti adotterò io. Cosa? Abbiamo le carte da firmare. Quindi io l'ho cercata in 100.000 orfanatrofi per poterla adottare come mia figlia. Ascolta, c'è una cosa che devi sapere su di me. E che cosa? È un po' difficile da spiegare, ma ti potrebbe spaventare. Spaventarmi? Guarda che ho visto di tutto e di più. Va bene, niente. Magari la prossima volta. Quando puoi dirmelo? Forse me lo dirà a casa. Ok, non è che una stanza... Ah, una casa più grande, con i soldi. Benvenuta nella tua nuova casa. Dai, guardati pure attorno. Mamma mia, abbiamo fatto big money. Abbiamo preso tutta l'eredità dei suoi genitori. La prima porta è tua. Secondo me gli ho nascosto un clown. Per vendetta. Sotto il cuscino. Ma cosa? Ah, il disegno! Non male. Oh, che strano disegno. Ma perché mi è così familiare? Aspetta un minuto! Promessa mantenuta! Oh, my God!
perché dovevamo mantenerla. E quindi lei ha visto che nel futuro la promessa sarebbe stata mantenuta e l'ha disegnato già in quel momento. Tutto con bacio, che mind blowing. E questo è solo uno dei tanti finali, ce ne sono ancora penso altri due o tre che non abbiamo visto. Ma non so se siano tanto buoni. Sono contento di averla finita così. Se volete provarli vi lascio il gioco in descrizione, costa tipo 2 euro ma ne vale la pena. Mi è molto piaciuto. Dai, ci sta, almeno adesso sono assieme, sono madre e figlia. Ora lei è una famiglia e finalmente una mamma che le vuole del bene. Quindi è stato veramente un bel gioco, spero vi sia piaciuto, dai. Veramente veramente bello. Questo e quello dell'altro dell'armadio bellissimi. Non vedo l'ora di portarvi altri giochi del genere, se siete d'accordo. Li porteremo molto presto. Beh, per questo era tutto, io vi ringrazio per la visione. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.